Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 26 settembre e con oggi sono 126 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come avete visto questa mattina, ancora una volta Rai 1 ha riportato la notizia di questa mia manifestazione, di questa cosa che sta succedendo sulla gru Ursus, e l'ha fatto attraverso questa trasmissione che si chiama Storie Italiane e colgo appunto l'occasione anche per ringraziare la conduttrice Eleonora Daniele e la redazione di Rai 1 per aver acceso i riflettori su questa vicenda e aver fatto conoscere questa storia pazzesca a milioni di italiani. E quello che sta avvenendo su questa gru ormai da 126 giorni è qualcosa che veramente sta assumendo sempre di più toni surreali e agghiaccianti. E quello che sono stati capaci di fare è l'esempio di etico e morale che hanno dato questa amministrazione locale, il sindaco di questa città e la sua giunta è qualcosa che fa caponare veramente la pelle. No, no, non ha giustificazioni, sono diventati ormai indifendibili. Cioè, tenere 126 giorni un essere umano in una condizione del genere sapendo di essere loro i maggiori autori di questa situazione è pazzesco. È pazzesco perché soprattutto ormai il vaso è stato aperto e molta gente ha potuto metterci il naso e gli occhi dentro e vedere veramente tutto il letamaio possibile ed è qualcosa che fa veramente vomitare e questo anche è indiscutibile. E quello che poteva fare questo sindaco, ormai lo sappiamo bene, ma anche perché questa non è una storia di burocrazia, di semplice burocrazia, ma io potremmo chiamarla una storia di ordinaria inerzia, incompetenza, furberie, però questa è una storia ordinaria di follia politica, istituzionale, che non riguarda purtroppo questo paese, questa città, ma anche questo paese. Però sicuramente non è semplice burocrazia questo disastro che ha portato me a compiere per l'ennesima volta un gesto così forte, mettere a rischio la mia vita, la mia salute, porta nomi, cognomi e fatti concreti e registrati, questo sia importante, perché tutto quello che io dico è avallato da registrazioni, per cui nessuno può dire non è vero, non è successo, eccetera, perché sono stati tutti registrati e ci sono testimonianze anche, per cui no, questa storia possiamo dire tutto tranne che definire una storia di ordinaria burocrazia, perché così non è. Comunque io un'ora dopo la trasmissione ho ricevuto una telefonata dalla prefettura di Trieste, dal dottor Enrico Rocca Tagliata, che è l'attuale vice prefetto, il quale mi comunicava che a breve ci sarà un tavolo tecnico. Ecco, senza precisare né con chi né quando, ma questo insomma è abbastanza normale, insomma, perché ormai nel corso degli anni ho imparato a comprendere anche questo signore che si esprime sempre in maniera molto fumosa e ambigua, non si capisce mai le cose, non è mai, non c'è niente di preciso, usa sempre il condizionale, è tutto sempre così vago, no?
Noi prendiamo atto che ci sarà un tavolo tecnico, peccato che è da 126 giorni che raccontano che c'è un perenne tavolo tecnico in questa prefettura e non succede niente, no? Per cui non capisco dove sta la novità, però va bene, prendiamo atto di questo tavolo tecnico e vedremo di capire dove andrà a parare. Ricordo che Rocca Tagliata è uno degli attori, magari anche l'ultima ruota del carro, no? di questo ingranaggio istituzionale che però ha contribuito a far precipitare la situazione. Ricordo che in questi anni, quando andavo a supplicare in prefettura di muoversi, di sollecitare il prefetto, il sindaco, per fare qualcosa, per porre un rimedio al danno che avevano fatto. Il dottor Rocca Tagliata si difendeva recitando il mantra perenne degli emigranti, che loro avevano sempre questa urgenza e priorità assoluta degli emigranti. Sembrava che l'unica occupazione di questa prefettura fossero gli emigranti, mentre noi italiani dovevamo morire, noi i cittadini italiani dovevamo essere abbattuti. Non so, sta di fatto che insomma, la mia vita l'hanno distrutta proprio per la loro inerzia. Cioè, vi rendete conto, per anni sentirsi, cioè, sapere che hai un'impresa paralizzata, che loro possono fare qualcosa e invece ti raccontano sempre che hanno la priorità degli emigranti. È qualcosa che noi cittadini italiani non possiamo accettare, per quanto possiamo comprendere la disperazione di questi poveracci, però cioè, fino a un certo punto, perché poi voglio dire, esistiamo anche noi, no? E questo è il dottor Rocca Tagliata. Ripeto, è sicuramente l'ultimo ingranaggio di questa ruota, però ha fatto anche lui la sua parte. Come ha fatto la sua parte l'attuale prefetto Valerio Valenti, che ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata al sindaco. Pur essendo stato sensibilizzato dalla questura di Trieste, sollecitato, allertato che la situazione era molto delicata, che c'era già stato un incontro in prefettura con l'ex prefetto Anna Paola Porzio, e che Valerio Valenti aveva ereditato una situazione che bisognava portare assolutamente a termine, no? Perché era già stato praticamente imbastito, no? I presupposti per un tavolo definitivo per chiudere questa vicenda, proprio attraverso l'ex prefetto Anna Paola Porzio, il governo centrale nella figura del sottosegretario Zoccano. E doveva esserci anche il presidente Fedriga e ovviamente anche il sindaco. E quindi lui aveva ereditato questa cosa da portare avanti e invece ha gestito nel peggior modo possibile. Cioè, nonostante tutte le sollecitazioni del caso, lui ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata al sindaco. Ecco. È chiaro che davanti a una situazione del genere, un prefetto che gestisce una situazione così delicata, sapendo che è delicata, e lasciarla precipitare in questo modo, trascinando me per l'ennesima volta sulla gru Ursus, è chiaro che diventa indifendibile, no? Cioè, questo è evidente. Quindi, come è altrettanto evidente che la diffidenza adesso è d'obbligo nei confronti di tutti questi personaggi, no? E quindi va bene, staremo a vedere di che tavolo tecnico si tratta, staremo a vedere se ci sono veramente i presupposti seri, concreti e definitivi per porre un rimedio alla situazione che hanno creato, alla perdita della mia impresa.
e staremo a vedere, lo capiremo soltanto nei prossimi giorni, e se no vorrà dire che insomma era la solita fuffa e ovviamente insomma queste persone tutti quanti dovranno prendersi delle grosse, ma delle grosse responsabilità veramente davanti a Dio e ai uomini perché quello che hanno fatto è veramente disgustoso, è indifendibile. Non, veramente non ci sono parole per descrivere questa cosa qua. E questa cosa qua va da sé che l'hanno fatta a me e la fanno tutti i giorni in un modo o in un altro alla gente, perché è questo che hanno lasciato passare, il messaggio che hanno attraverso questa vicenda racconta veramente un modus operandi, un modus di pensiero, no? Di atteggiamento nei confronti dei cittadini. E questo fa accapponare la pelle veramente a milioni di persone. Va bene, comunque io rimango fiducioso e adesso speriamo che siano stati riportati tutti, no, all'ordine e che facciano e cominciano a fare veramente le cose per cui noi cittadini li paghiamo. Buona giornata a tutti.